Amici di Thunder, un saluto dal centro sportivo Lairone. Riparte oggi il campionato di Serie C2. Per la prima giornata del girone D, in campo Lairone e Lositana. Primo pallone che verrà giocato dalla formazione di casa, che da inizio il match in questo momento. Padrone di casa in maglia rossa, girano da destra a sinistra dei vostri schermi in questa prima frazione. Ospiti in maglia nera. Possesso dell'Airone. Pallone centrale, palla che passa, viene poi la chiusura della difesa della Lositana, che può ripartire e giocare il primo pallone del suo match. Magrini. Rosito, capitano della formazione maglia nera. Ancora Magrini. Pallone per Rossini, rimpallo che permette comunque al pallone di arrivare da Magrini. Dall'altra parte si va a vedere Rosito, che riceve e calcia! Bastano pochi secondi alla Lositana per passare in vantaggio. Il gol è del suo capitano, Rosito. Ottimo movimento da parte di Magrini. Impreparata la difesa di casa. E vantaggio ospite. Al primo minuto di gioco. Vediamo come reagiranno ora i padroni di casa. Pallone in verticale. Possesso perso. Possibilità allora per la Lositana con Losito, che senza fretta va a ricominciare da Magrini. Si fa vedere. Riceve in questo momento Andrea Rossini. Ottimo ancora il movimento di Magrini. Premiato la conclusione. Sei là. Coscia Rossi. Stoppata. Ripartenza con Rossini che va a combattere con questo pallone. Arriva il raddoppio di Campanelli. Sfera recuperata dalla Lositana. Ancora Campanelli. Spalle alla porta. Va a scaricare. Non riesce a guadagnare la rimessa laterale che è per Lairone. Che deve riprendersi dopo la doccia fredda rappresentata dal vantaggio della Lositana. Pallone sulla destra, lì indietro. Si fa vedere dall'altra parte, viene servito in questo momento Amoruso, che va a giocare all'indietro con Schiavone. Ancora Amoruso. In orizzontale per Toppa, prova a chiudere l'1-2 col 9. Amoruso calcia, guadagna la rimessa laterale. Pallone giocato dall'indietro, sfera che giunge dalle parti di Schiavone che va ad allargare per Amoruso, chiusa la Lositana con Losito che riconquista il pallone solo per un attimo però. Ancora padrone in possesso, Losito va a riconquistare la sfera, costringe al fallo Schiavone, applausi per Losito, calcio di punizione per la Lositana. Rincorsa di Rossini, il tocco di Magrini, vai il 10 col mancino, sfera alta sopra la traversa. Schiavone, Picano, lo scarico, Schiavone in verticale, buono il pallone ancora per il capitano dell'Airone che va a giocare dall'altra parte verso Amoruso che riesce a inserirsi e a toccare la sfera, guadagna una rimessa laterale, va a giocare all'indietro verso Schiavone, Picano ancora in verticale, Magrini in chiusura, va a insistere Picano ma esce bene la Lositana. Con Magrini sull'out di sinistra, ricominciare da Losito, si fa vedere, viene servito in questo momento Rossini, alza la testa il 10, dall'altra parte c'è Magrini, ancora il movimento di Rossini, premiato, guadagna una rimessa laterale il 10,
La battuta all'indietro per la conclusione col mancino. Ancora di Rossini. Va via Moruso sulla sinistra, raggiunge il fondo, prova a mettere questa sfera all'indietro, chiude bene Campanelli, senza fretta la Lositana. Magrini. Rossini. Losito. Magrini. Servito Rossini in questo momento, alza la testa Rossini, va a cercare Magrini, che aveva trovato lo spazio per infilarsi. Pallone leggermente fuori misura, su cui non arriva il 6, autore dell'assist, che ha permesso a Luca Losito di firmare la rete del vantaggio dell'ospite. Schiavone. Scarico di Icano. Dall'altra parte, Amoruso. Cerca di chiudere l'1-2 con un compagno. Si chiude l'1-2. La sfera che riparte per la Lositana, col pallone di Losito a Campanelli, che prova a calciare. Murato. Losito va a posizionare la sfera. Corner per la Lositana. Losito all'indietro per Magrini, si va a vedere Rossini che può calciare col mancino. Conclusione allontanata dalla difesa. Lo schema della Lositana che ha portato alla conclusione col mancino. Andrea Rossini. Losito ancora all'indietro per Rossini, che questa volta non calcia, va a scambiare col capitano che viene verso il centro. Possibilità di calciare, sfera che rimane lì e poi viene allontanata in fallo laterale. Magrini dentro, Campanelli spara la porta, cerchiato, Campanelli prova a scaricare, chiuso e suo anche l'ultimo tocco. Potrà ripartire dal fondo Tucciarelli, già dall'altra parte, col pallone coperto dal numero 2 Toppa. Picano a giocare con Schiavone. Ecco Toppa. Dentro ancora per Schiavone che prova a girarsi, ci riesce, subisce un fallo. Allora uno sulla barriera, Mirko! La rincorsa di Schiavone che va a giocare largo per un compagno, pallone messo verso il centro, Losito chiude, ancora Schiavone a calciare, sfera sul fondo. Giberti per Losito nella Lositana. Rossini, Magrini, Campanelli, Giberti prova a chiudere l'1-2 ma viene chiuso. Campanelli riconquista la sfera, vorrebbe un fallo, c'è il fischio del direttore di gara. Già battuto, Magrini apre dall'altro lato, Rossini controllava con la punta, i guanti, il grande risposta di Tucciarelli. Lo stesso Pellairone con Toppa, che non ha spazio per penetrare, tiene il possesso il 2, che poi va a scaricare, pallone di ritorno, fuori misura di Schiavone, rimessa laterale e per la Lositana. Rossini, Giberti, Magrini, Campanelli va a ricominciare da Magrini, ancora l'11, senza fretta la Lositana, Giberti, Rossini, ancora il 5, lo scarico di Campanelli, Magrini,
Rossini prova ad alzare questo pallone, chiuso il suo tentativo, sfera che ritorna da Ricci che con le mani ricomincia. Giochiamo. Giberti all'indietro. Magrini. Giberti, ancora Magrini, ecco Campanelli che allarga dove c'è Rossini, che può andare all'uno contro uno. Rossini cerca lo spazio per il mancino, poi va a toccare per Magrini, lo stop non è ottimo, blocca Tucciarelli sulla conclusione di Giberti, ripartenza di Amoruso, Amoruso supera Magrini all'uno contro uno, Amoruso calcia, sfera che diventa buona per il tapin vincente di Toppa, pareggio dell'Airone dopo una grande ripartenza, Amoruso dentro e Toppa non può sbagliare per il pari dei padroni di casa. Brava Amoruso, dai giochiamo dai andiamo un po' più aggressivi qua. Troppo su Amaru! In campo anche Tagliaboschi nelle file della Lusitana, sfera ancora persa dagli ospiti, la conclusione murata. Pallone ancora per Paoletti. Schiavone. Amoruso dentro. Paoletti non controlla, Ricci blocca. Giberti a giocare con Magrini. Tagliaboschi. Magrini. Giberti dentro. Pallone perso. Provato ad andar via il numero 9 Simone Fonti. Magrini. Giberti. Dai, Vale, dai, Vale, non va ragionare, dai Amoruso, Calatagno! Tagliaboschi. Davanti per Giberti, chiuso in fallo laterale. Giberti all'indietro. Magrini. Ancora il 5. Ancora De Valerio, gala Amoruso, gala De Amoruso, c'è dietro. Fonti. A cercare Tagliaboschi. È suo l'ultimo tocco nel tentativo di dribbling ai danni di Schiavone. Guadagna la rimessa laterale. La formazione di casa già battuta. Pallone in verticale. Paoletti non controlla. Magrini. Si può vedere Fonti. Cerca dentro un compagno. Non si intendono i due. Allora possibilità di ripartenza ancora con Amoruso. Questa volta Magrini lo chiude. Ma l'ultimo tocco è del 6 in maglia nera. E il corner sarà per l'Airone. Pallone all'indietro, la conclusione di Paoletti. Blocco irregolare danni di Fonte. Di Fonti. E calcio di punizione per la Lusitana. Magrini. Fonti. Magrini va a giocare con Giberti in verticale ancora per Fonti. Pallone che ha superato la linea laterale del campo. Rimessa laterale per l'Airone. Su Marco, dai Oh, state troppo attaccati. Che cazzo stiamo facendo? Lo tiro da qua, rapido. Guarda, eh. Della sinistra dietro l'arco, Magro. Segui Marco, scala destra, Simone. Troppo alto, vedi che già è finito il giro. Schiavone. Paoletti. Va indietro per Schiavone. Ecco Amoruso. Davanti a Tagliaboschi. Amoruso riesce ad andare via anche con un rimpallo favorevole. Guadagna un corner il 9. Pallone all'indietro. Paoletti tocca per Schiavano. Di Schiavone, pardon. Che col piatto è andato probabilmente a cercare una deviazione vincente all'interno dell'area.
senza successo, però riparte da dietro l'alo. Sitana lo fa con Magrini, che gioca con Tagliaboschi. Ancora Magrini, pallone difficile da controllare per Inzaghi, che ne ha due addosso. Non rischia, concede la rimessa laterale agli avversari. Toppa Schiavone, si fa vedere Paoletti che controlla bene con la sola, va all'uno contro uno. Paoletti cerca lo spazio, pallone che diventa buono per la conclusione di Toppa. Murato, allora Magrini non la butta la Lositana, la riconquista l'airone. Amoruso solo al centro, Magrini chiude, poi lo scarico per Schiavone che controlla, calcia e i piedi di Ricci a chiudere. Schiavone, Amoruso, va via ancora Tagliaboschi, pallone dentro, buono per il controllo di Toppa, costretto a scaricare per Paoletti, potrebbe pensare anche alla conclusione, va il tocco invece per un compagno sbagliando, Tagliaboschi a 2 per 2 col portiere avversario e la risposta di Tucciarelli. Se l'è divorato Tagliaboschi nell'uno contro uno, Tucciarelli ha chiuso bene lo specchio, gli ha detto di no. Losito, Magrini, Fonti, cerca di liberare il mancino, ancora Tucciarelli mette in corner. Tagliaboschi, pallone per Fonti, la botta di Fonti murata, Paoletti prova ad andare, Paoletti va via sull'out di sinistra, Magrini col fisico a dirgli di no. Si prende anche la rimessa laterale e va a battere il numero 6 servendo Tagliaboschi. Ancora a ricevere Magrini che alza la testa, gioca corto per Losito. Tagliaboschi, Magrini, Campanelli, il movimento di Losito. Campanelli ricomincia da Magrini, ecco il capitano. Magrini si va a vedere sulla destra Tagliaboschi, servito in questo momento. Controlla il 7, non in modo eccellente. Guadagna però la rimessa laterale. Così do la battuta per Tagliaboschi. Magrini attaccato, trova Losito, il controllo di Losito in verticale a cercare Magrini, la chiusura col corpo di Ciotti. Magrini non arriva su questa sfera, la rimette in campo Tucciarelli, il controllo di Paoletti, fallo ai suoi danni. Luca, quello sopra. Oh! Punizione già battuta. Ma parla prima, cazzo. Tempesta andando ad allargare per Toppa. Poi Ciotti. Ancora possesso di casa con Campanelli che interviene. Tucciarelli non gioca coi piedi, la lascia scorrere per ricominciare dalla sua area di rigore. Lungo con le mani Tucciarelli, con la testa Paoletti, Rossini, Magrini, Losito. Calcio di punizione per un fallo a palla lontana ai danni di Rossini. Losito, Magrini, Losito, alza la testa, pallone in avanti, la chiusura di Ciotti, ottima di testa, si gioca col pallone per Losito, che va alla conclusione di sinistro, in due tempi Tucciarelli. Pallone per Toppa che prova ad andare via l'uno contro uno con Rossini, passa Toppa, Magrini chiude, prova a ripartire Campanelli, intervento da dietro, regolare. Rimessa laterale per la Rositana, regolare però l'intervento di Paoletti. Losito, Losito va via benissimo, danza sulla linea 3 del campo, guadagna una rimessa laterale. All'indietro per Magrini, il pressing di Paoletti che riconquista la sfera, si fa vedere dall'altra parte Amoruso. Paoletti prova a mandarlo in porta, chiude Magrini.
Ciotti, toppa. Ciotti, pallone in verticale, fuori misura. Destinatario era probabilmente Paoletti, ma la sfera non ha raggiunto il numero 5. Losito, Magrini, fuori misura, il pallone per Rossini. Toppa all'indietro. Tempesta, Paoletti spalla alla porta. Gioca all'indietro con Jelasi. Ciotti. Tempesta in verticale. Non controlla. Jelasi. Laterale per la Rositana, Magrini. In verticale per Campanelli, lo scarico dalle parti di Losito. E Ricci poi a ricominciare. Pallone in avanti, Campanelli scarica di prima. Losito. Magrini. Campanelli si fa vedere. Gioca bene, poi scarica Magrini, cerca ancora di verticalizzare, chiuso stavolta da Paoletti che prova ad andare via, rientra sul destro, Magrini lo ferma in modo regolare, 3 contro 2 per la Lositana, Magrini calcia, Murato, Rossini torna su questa sfera, prova a cambiare il gioco dall'altra parte. Fuori misura, non c'è stato il tocco di un calciatore dell'Airone secondo il direttore di gara, rimessa laterale per i padroni di casa e maglia rossa, 3 contro 2 gestito male dalla Lositana. Tempesta. Non va a controllare il pallone di ritorno di un compagno. Magrini. Losito. Magrini. Rossini. Alza la sfera Rossini. Uscita di Tucciarelli in anticipo su Losito. Luca, Luca, ultimo, eh. E vede il turno anche di Apicella nelle fila della Rositana. Riceve il pallone Apicella che controlla. A giocare per Rossini. Campanelli non chiude l'1-2. Scarica. Ancora Rossini a ricevere. Rossini verso il centro del campo. Sta per liberare il mancino quando viene fermato. All'indietro allora da Apicella che gioca con Losito. Campanelli può calciare, prova il destro. Deviato in corner. Losito alla battuta per Rossini che colpisce in pieno Jelasi. Rimessa laterale in favore degli ospiti. Apicella, Rossini. Avanza Rossini con la punta. Alto, sopra la traversa, senza deviazioni. Tucciarelli subito lungo con le mani. Controlla questo pallone Paoletti. Solo per un istante però. Difficile da mettere giù. Pallone di Tucciarelli che comunque va sempre a cercare compagni in profondità. Losito qui sbaglia un tocco. Guarda qua! Allarga le vale! A memoria. Paoletti va via Losito in uno contro uno, mette la sfera dentro. Ricci blocca. Attenzione al pallone corto di Ricci. Losito con qualche rischio. Paoletti la riconquista senza fallo. Losito. Allora Picella. Losito. Campanelli. Losito. Apicella all'indietro ancora per il capitano in maglia numero 8. Si fa vedere Campanelli che scarica ancora per Losito. Arrivato ormai al limite dell'area di rigore. Apicella. Losito. Guadagna metri a Lositana. Si fa vedere Rossini. Servito in questo momento. Alza la testa Rossini, tocca corto per Losito che può pensare anche alla conclusione, va ad aprire ancora per Rossini, pallone dietro per la botta col destro di Apicella, abbondantemente alta sopra la traversa. Campa la prossima, campa! Vieni dietro, vieni dietro Luca, dietro destra, dietro destra. 24 e 3. Cambio, cambio.
Ancora il pallone in verticale. Lo scarico per Ciotti, che col mancino. Ha cercato lo specchio della porta, ma ci ha dato ben distante il suo sinistro. Rossini. Losito. Pallone intercettato, ripartenza dell'Airone. Sfumata con l'intervento di Apicella, che va comunque a concedere il corner alla formazione di casa. Tempesta dietro per Jacobelli. Ciotti. Non forziamo, gira. Si fa vedere Jelasi, chiuso dal raddoppio di Apicella, che riconquista il pallone. Vorrebbe il fallo. Direttore di gara che concede solo la rimessa laterale, però. Rossini, Losito, Apicella, Losito, Rossini, cerca il pallone dentro, il controllo di del numero 4 appena entrato Manuel Di Vincenzo, che ha provato a girarsi, ha guadagnato un calcio d'angolo. Lo sito proprio per Di Vincenzo. Rossini. Apicella. Si muove Di Vincenzo, servito in questo momento. Ciotti lo segue. L'ultimo tocco è del calciatore in maglia nera. Laterale per i padroni di casa. Hanno qualcosa da dirsi intanto. Apicella e Jelasi. Proprio Jelasi a ricevere in questo momento. Controlla Jelasi su diagonale. Non crea troppi problemi a Ricci, che lo guarda scorrere sul fondo e va a rimettere in gioco con le mani. Magrini, Losito. Va Losito, cerca. Un compagno, guadagna la rimessa laterale. Losito l'ha battuto. Ma da ripetere. Magrini. Rossini. Losito. Magrini. Losito. Ancora Losito, alza la sfera verso Magrini, che mette giù. Pallone che passa per Rossini, che controlla. Cerca Losito dentro, ma viene chiuso, possibilità di contropiede all'uno contro uno. Jacobelli chiuso da Magrini. Allora Di Vincenzo, che va a giocare con Rossini, nello stretto la Losito non riesce a uscire, ma il pallone arriva comunque da Magrini, si va a vedere Losito, servito in questo momento il destro di Losito, comodo, tra le braccia di Tucciarelli, che va a rimettere subito in movimento Jelasi, 2 contro 1, Magrini chiude tutto in corner, si stanno alzando i ritmi al centro sportivo Laironi, 1-1 tra Lairone e Lositana, 28 sul cronometro. Ciotti, il sinistro sul fondo, non di tantissimo, ma sulla cui traiettoria sembrava essere pronto Ricci. Magrini, Losito. Tagliaboschi ha appena preso il posto di Losito. Rossini. Dentro a premere il movimento di Tagliaboschi. Riparte l'airone. Jacobelli scivola ancora, allora Di Vincenzo l'uno contro uno con Ciotti, Di Vincenzo calcia sul fondo. Dentro Manu. Pressione sul 6, raga, pressione sul 6. Toppa, Jacobelli. Ciotti. In verticale. E c'è il fallo di Rossini ai danni di Toppa. Siamo messi male! Messi male! C'hai rotto Andrea, buona qua! Siamo buoni! Martella laggiù, come fa Nico? La rincorsa di Ciotti, che tocca corto per Jelasi,
va a calciare gliela su una deviazione, pallone di poco alla destra di Ricci. Sopra l'indietro, ancora gliela si a controllare, Rossini a chiudere, fallo laterale. Gielasi dall'altro lato, si fa vedere Toppa, lo scarico per Ciotti che controlla, libera il mancino, Ricci ci mette i piedi. Pallone dentro, capisce tutto Di Vincenzo, prova a far ripartire Tagliaboschi, va in verticale ancora verso Di Vincenzo, pallone fuori misura. Iacobelli gioca con Toppa. Ciotti. Iacobelli. Manca lo scarico, allora va via da solo Di Vincenzo, calcia Murato, secondo tentativo da parte del numero 4, alto sopra la traversa. Ed ecco il duplice fischio del direttore di gara, 1-1 al termine della prima frazione di gioco tra l'Airone e l'Ositano. Tutto pronto quasi alla battuta del calcio d'inizio della seconda frazione di gioco tra l'Airone e l'Ositana, risultato parziale di 1-1. Le reti di Losito e Toppa nel primo tempo. Arriva ora il fischio da parte del direttore di gara. Seconda parte di gara, vediamo cosa cambierà rispetto alla prima frazione di gioco. Losito, pallone per Magrini che di prima va dentro, la mette giù Tucciarelli, Amoruso, verticalizzazione per Paoletti che tocca indietro per Schiavone, Schiavone perde per un attimo la sfera, poi riesce a scaricare per un compagno, ancora Paoletti, prima sul destro poi sul sinistro, prova a scaricare ma viene chiuso in fallo laterale. Amoruso all'indietro, Schiavone controlla. Dietro, Toppa. Amoruso. Tocco centrale per Toppa che aspetta dall'altra parte l'arrivo di Schiavone che calcia col mancino, viene chiuso in fallo laterale. Buon inizio di ripresa per i padroni di casa. Toppa va via a Campanelli, poi tocca all'indietro col tacco. Pallone per Amoruso. Che prova a far fuori Losito, sfera che diventa buona per Poletti che calcia, Ricci la lascia lì, prova a ripartire la Lositana, Losito va via, ancora Losito, apre dall'altra parte, Rossini controlla e poi perde il contatto con la sfera, chiuso in fallo laterale. Vicino al gol Paoletti per l'Airone, Losito va via benissimo, un avversario calcia con la punta, le mani di Tucciarelli e poi il salvataggio di Amoruso. Lositana vicinissima al 2-1. Dai, bravi, bravo Andrea, dai, 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 dai. Losito alla battuta, all'indietro per Magrini che tocca per Rossini. Ancora alza il pressing, l'Airone, Paoletti riconquista la sfera. Amoruso è solo e calcia incredibilmente alto. Secondo tempo iniziato a ritmi elevatissimi, due azioni per l'Airone, una per la Lositana, va via ora Campanelli sulla sinistra, raddoppio su di lui, la chiusura ai suoi danni. Toppa all'uno contro uno con Losito, prova ad andare via, Toppa, c'è il fallo del capitano della Lositana. Va via Toppa, Schiavone gioca dall'altra parte con Amoruso. Toppa ricomincia da Schiavone. Amoruso
Si porta il pallone oltre la linea 3 del campo. Mister Scortechini non apprezza, lo fa notare. Losito viene sul centro del campo, va via benissimo, allarga per Rossini. Tucciarelli ancora a dire di no. Rossini scambia con Losito, ancora Losito sul fondo, mette dentro e poi la grandissima risposta di Tucciarelli sul mancino di Rossini. Dentro, Rossa, Andrea, dentro, dentro, è rossa, dentro. Calcio di punizione per l'Airone. Con i padroni di casa che stavano però ripartendo, perciò sono dovute le proteste dalla panchina di casa. Ha riconquistato la sfera la Lositana, Magrini va via sul lato di destra, Magrini prova a verticalizzare, chiuso però da Schiavone che può ripartire, ma la sfera ha superato la linea 3 del campo. Rossini, Magrini, Losito. Campanelli, Magrini, Rossini, apre con l'esterno, fa buona guardia la difesa in maglia rossa. Amoruso. Paoletti a cercare dentro un compagno, arriva l'anticipo di Losito che riconquista la sfera, sbaglia però il tocco per un compagno, Schiavone prova ad andare via Rossini, rimpallo che lo favorisce, arriva poi la chiusura di Andrea Rossini in fallo laterale. Paoletti, Schiavone, si fa vedere Amoruso, Paoletti servito invece ancora da Schiavone, va sul mancino, Paoletti lo libera, conclusione che arriva tra le braccia di Ricci. Magrini va via da un avversario, Magrini cerca spazio per penetrare, Magrini che allarga poi per Rossini che controlla, va via da un avversario, Rossini dentro l'area di rigore, dietro per Magrini, sfera incredibilmente sul fondo. Dall'altra parte l'Airone con Top l'uno contro uno con Magrini, lo ferma il 6 senza fallo. Mirko, vieni a difenda, Mirko. Magrini, Losito vuole un fallo, arriva il fischio del direttore di gara. Rossini sbaglia il tocco, Toppa a riconquistare la sfera, rimpallo che favorisce ancora Toppa che prova ad andare via a Magrini che lo ferma ancora, senza fallo, le proteste della panchina di casa, ma si continua a giocare con Magrini che avanza centralmente, va fuori un altro avversario, allarga sulla sinistra dove Losito non c'è perché è rimasto a dare copertura. Andrea, la prossima. Amoruso, serie di rimpalli all'altezza del centro del campo. Ora Losito sulla sinistra, va via da un avversario, Losito viene verso il centro, a terra il numero 8, vorrebbe un fallo che non c'è ad avviso del direttore di gara, sarà solo rimessa laterale per la Lositana. Arbitro che va a sincerarsi delle condizioni di Luca Losito, autore del primo gol del match. Dopo un minuto di gioco, Magrini va via bene Giberti che per ora a calciare viene chiuso, l'uscita di Amoruso e c'è un fallo. Toppa l'indietro per Schiavone,
Amoruso. Alza la testa Amoruso, viene verso il centro del campo, poi scarica. Scambia con Schiavone, ancora Amoruso. Alza il pallone dall'altra parte a cercare Paoletti, che nonostante i suoi centimetri non riesce a metterla giù. Può ripartire la Lositana. Losito. Magrini. Sali, Vale. È tuo, Vale. Giberti. Alzato il pressing Lairone. Si fa vedere centralmente Giberti. È solo. Servito, va a chiudersi verso la linea 3 del campo. Allora si ricomincia da Losito sulla sinistra, va via benissimo Losito, mette il pallone verso il centro, toccato da un avversario, sfera che arriva tra le mani di Tucciarelli, che rimette in movimento Toppa dall'altra parte, trova libero Paoletti che calcia sul fondo di pochissimo. Magrini, il controllo di Italia Boschi. Magrini. Fonti. Giberti. Tocco che non trova libero Fonti. Allora Amoruso. Raddoppio su di lui. Lo scarico è per Schiavone, che va ad allargare. Ancora per Toppa. Toppa prova ad andare via. Fonti che lo tocca. Calcio di punizione in favore della formazione di casa. Chiami al 4. Schiavone, il tocco, uno schema, va a calciare il 10, Murato. Paoletti. Amoruso. Toppa, l'uno contro uno con Fonti. Dall'altra parte, Schiavone, che trova un gran diagonale, che termina di poco sul fondo. Anche una deviazione, sarà corner. Pallone all'indietro per Paoletti, che libera il destro, addosso a un avversario, rimessa laterale. Amoruso alla battuta, Schiavone, ancora per il 9, che va via bene a Magrini. Amoruso penetra centralmente, alla fine viene chiuso, Paoletti insiste, riconquista la sfera, Paoletti prova ad andare via in mezzo a due, a terra, tutto regolare, poi Amoruso chiude, c'è il time out per la Lositana. Si riparte. Magrini. Tagliaboschi. Libera il destro. Non trova lo specchio della porta. Schiavone. Amoruso. Lascia ancora per Schiavone, che alza la sfera verso il centro. Comodo per Ricci. Tagliaboschi, Magrini, non controlla Giberti, tocco fuori misura di Magrini, rimessa laterale per Lairone, Amoruso, Toppa, Schiavone, pallone in verticale, riesce a far solo la sfera Tagliaboschi, che poi non può far altro però che chiudere in fallo laterale. Amoruso in verticale, ottiene l'1-2. Amoruso va via bene, calcia col mancino Amoruso, il migliore dei suoi, 2-1 per Lairone, grande 1-2, e poi col mancino lascia Ricci per terra. Ribaltano la partita gli ospiti, che ora sono in vantaggio. Laterali.
Rossini trova dall'altra parte. Di Vincenzo, Tucciarelli ancora a dire di no. Corner per la Lusitana, Magrini, tocca per Rossini, ancora il 6, prova ad andare via, riesce a saltare un uomo, non il secondo, che è Amoruso che prova a ripartire, ancora Amoruso va via, Lusito lo chiude, Lusito, attaccato da due avversari, a terra Lusito, il calcio di punizione è per la Lusitana, già battuto, ma da ripetere. Lusito, Magrini, Rossini, Magrini, Di Vincenzo all'uno contro uno con Amoruso che lo chiude e guadagna anche la rimessa laterale, si prende il time out mister Scortechini. Metà di questo secondo tempo è andata. Nairone in vantaggio 2-1 in casa contro la Lusitana. Lusito allarga per Rossini che cerca di chiudere l'1-2. Il pallone è passato bene, ci è arrivato con un secondo di ritardo però Lusito, che si sarebbe trovato a pochi metri dalla porta difesa da Tucciarelli. Dai, giochiamo però. Vediamo quanto recuperi. Amoruso. Pallone in verticale. Lusito. Magrini, Di Vincenzo, pallone orizzontale su cui interviene Tempesta a chiudere. Lusito, Magrini ancora per Lusito, Di Vincenzo. Tocco corto per Lusito che prova ad andare via, lui a commettere un fallo. Il quinto della Lusitana. Punizione già battuta, va via Amoruso. Ma è da ripetere, era stata battuta almeno a 10 metri di distanza dal punto in cui era avvenuta l'irregolarità da parte di Luca Lusito. Ricordiamo, quinto fallo della Lusitana in questo secondo tempo. Amoruso. Schiavone calcia addosso a Di Vincenzo che prova a lottare per tenerla in gioco. Sei su Luca, intermedio. Ma Tucciarelli. Siamo su. Alla rimessa dal fondo, a lungo con le mani, il colpetto Paoletti. Rossini si guadagna la rimessa laterale e va a batterla veloce verso Magrini che alza la testa. Di Vincenzo prova a girarsi, spalla alla porta, trova la conclusione, non lo specchio della porta. Sei su Andrea. Intermedio Luca, Andrea su! Due pali, due pali! Di Vincenzo ad attaccare Schiavone che sbaglia il tocco, allora Lusito. Rossini prova a giocare di prima, chiuso però, può ripartire Paoletti. All'uno contro uno con Magrini, arriva il raddoppio, Paoletti va via bene, libera il mancino, Lusito si oppone. Amoruso all'indietro per... Tempesta che scarica dove può ricominciare Schiavone. Tucciarelli avanti per Amoruso che non controlla. Lusito, Magrini, Lusito,
va via, vuole un fallo, lo ottiene. Rossini va a toccare per Magrini. Ancora il 10. Guadagna un calcio di punizione. Quinto fallo, va a battere veloce dentro. Battuto da una posizione non regolare. Secondo il direttore di gara, si alzano i toni ora. Esci bene. Sono entrambe le panchine. Cinque falli per parte, con ancora 10 minuti da giocare. Magrini, Rosito. Diceva il capitano che cerca dentro Rossini, è il sesto fallo dell'Airone. A terra Rosito. Sarà tiro libero. Intanto l'arbitro estrae un cartellino giallo all'indirizzo di Ciotti. Taglia Boschi contro Tucciarelli, va il 7, Tucciarelli si oppone, poi prova a tenerla lì. Angolo, dai, giochiamo. Campanelli, angolo. Ma non ce la fa. Pallone dentro, ancora la chiusura in corner. Gioca Andrea, no, gioca Andrea, fai coppa con lui, fai coppa. Giallo per Tagliaboschi. Rossini, la finta, Losito, gioca lì indietro. Giustamente l'ha toccata Losito dopo la finta di Magrini, di Rossini, pardon. Si sono alzate le voci dalla panchina. Giochiamo! Arbiro, non parli con loro però, Arbiro, sono finito con 2 minuti, giochiamo o no? Giochiamo o no? Ma dai! Ha fischiato dopo 10 secondi che l'hanno chiamata, almeno giochiamo. Troppo lontano. Veloce ma bro. Dai, giocare. Magrini. Losito. Ciotti, lascia Valerio. Campanelli controlla.
prova a calciare, ma viene murato. Va a riconquistarsi la sfera. Campanelli che lotta su questo pallone. Sfera che lambisce la traversa. Ancora buona per Rossini, che tocca all'indietro Magrini. Trova la deviazione di Schiavone a dirgli di no. Pallone dentro, Tucciarelli la fa sua. Possibilità di ripartenza allora per Paoletti, che viene verso il centro del campo. Paoletti, finta alla conclusione. Ancora pallone buono per il 5, che prova a sfondare. Si salva la Lositana. Rossini, Magrini, Losito, va via Losito. Si prende la rimessa laterale. Magrini, Rossini, arriverà a doppio su di lui. Entrata brutta, ma sul pallone quella di Schiavone. Rossini, dall'altra parte Magrini. Alza il pressing Jelasi. Campanelli riesce a giocare, Losito dall'altra parte dove c'è Magrini. Intervento al limite di Ciotti, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Si gioca ancora rimessa laterale per Magrini, che va a scambiare con Losito. Ancora il 6, sfera ritorna tra i piedi, allarga per Rossini. Losito addosso a Ciotti, fallo laterale. Giocare campa, giocare campa. Ancora Ciotti di testa, Magrini su toppa, commette fallo. Dai Luca! Ciotti contro Ricci. Il mancino di Ciotti! È dentro! Pallone che ha toccato la traversa! Imbalzato nei pressi della linea per il direttore di gara al di là della linea di porta. E dunque, l'airone 3, Lositana 1. Losito, prova ad andare via Losito, chiuso, toppa, trova Magrini a dirgli di no. Scontro tra Magrini e Toppa, tutto regolare per il direttore di gara con il numero 6 maglia nera che avanza, guadagna metri, poi il pallone indietro per Losito che allarga dall'altra parte, Rossini dentro, Campanelli. Losito ancora largo per Rossini che non calcia, Campanelli sì, doppia deviazione, la sfera è dentro, accorcia le distanze della Lositana nel recupero. Giallo per Baccari. Due minuti da giocare. Una rete da recuperare per la Lositana. Due minuti che sono solo i time out. Allunga in distanza, grazie. Ciotti in mezzo. Uno, forte. Pallone in avanti, si trattengono Magrini e un avversario. Il calcio di punizione è per la Lositana.
protesta dei padroni di casa. Sarà tiro libero. Un pezzo di merda, ma come cazzo fai a darla a loro? Ma come fai, io? Dai, gamba! E il mister indica. L'arbitro indica la via degli spogliatoi all'allenatore della formazione di casa, mister Scortechini, che abbandona in questo momento il terreno di gioco. Arbitro, il pallone è nostro! Il pallone solo di faccia, ok? Il pallone in faccia deve arrivare! Mirko! Mirko! Tieniti qua, Mirko! Campanelli, il pari della Lusitana, ancora Campanelli, 3-3, finale tesissimo, ma spettacolare qui al centro sportivo Lairone. Solo recupero. Pallone in avanti. Fischiagli il fallo, arbitro. Rossini. E arriva il triplice fischio. 3-3 con la Lusitana che recupera due gol nel finale. Dopo essere andata prima in vantaggio e poi doppio svantaggio. Con la grande ripresa dei padroni di casa, finisce tre pari la prima giornata del girone D del campionato di Serie C2.